Se non sei riuscito a portarti gli snack al cinema, non preoccuparti. Puoi sempre fissarti un nuovo obiettivo. Ad esempio, portarti del cibo in un ristorante. Salve, tutto bene? Prego, si accomodi. Namaste. Namaste. Avete un menù vegetariano? Ma certo, si accomodi. Un attimo solo, ecco il subindi. Grazie, grazie. June ha messo un sacco di caramelle nel suo turbante. Voglio provarci anch'io! Salve, namaste, posso pranzare qui? Aspetti, non così in fretta. Jake ha di nuovo esagerato con il suo travestimento. Aquila, entra, qui rondine. Sono in missione, ho bisogno di un tavolo per un appostamento. Certo, prego. Grazie, felice di aiutarvi. Shh, non dirlo a nessuno. Un furbo poliziotto ha deciso di risparmiare un po' di soldi per il pranzo. I suoi finti walkie-talkie e manganello fanno un ottimo panino. Buonissimo! Vorrebbe pranzare? Benvenuto! Oh, scusi, le apro. Un buon mimo rimane nel personaggio anche quando è al ristorante. Si è così fatto prendere la mano che si sta soffocando con il suo cibo immaginario. Aiuto! C'è un dottore qui! Sta soffocando! 911! Abbiamo bisogno di un dottore! Venite subito! Ha problemi a respirare! Cosa? Cosa è successo? Penso di sentirmi meglio. Grazie, dottore. È stato terribile, ci hai spaventato! Ehi, dov'è il mio cibo? Tipo strambo, io me ne vado! Ha una prenotazione? Ovviamente! C'è qualcosa che non va con il suo vestito, lasci che lo aggiusti! Ecco qua, molto meglio, si accomodi! I prezzi in questo ristorante sono troppo alti, Stanley ha deciso di risparmiare un po' su da bere. Jake sta guardando i clienti con molta attenzione e non si farà sfuggire a un nuovo modo di intrufolare cibo o bevande. Salve, si giri? Non ho niente. Allora prego. Jake è diventato creativo e ha inzuppato i suoi guanti di Coca-Cola, ma non è riuscito a ritirarne fuori granché e le fibre nel bicchiere non sono molto carine. Non preoccuparti, amico, troverai un modo migliore. Benvenuta, signora. Da dove viene questo odore? Cosa c'è che non va? Odore di pesce. Questa è la nuova fragranza oceanica. Oh, si siede pure al tavolo nell'angolo. Sono quasi stata beccata. Ma ora posso gustarmi i miei gamberetti. Aspetti, cos'è quello? Solo una collana. No, no, per favore. Bene, ecco a lei. Io terrò il pesce. Adoro il pesce affumicato. Wow, ho fatto anche dei soldi. Un tavolo per uno, per favore. Solo un minuto. Il tavolo 2 è libero. Stanley può abilmente fingere di essere un uomo d'affari durante una chiamata importante. Cosa nasconde in realtà? Ecco qua, un panino perfetto fatto in casa dalla mamma che nessun ristorante può eguagliare. Sembra davvero semplice. Posso farlo anch'io. Salve, ho prenotato un tavolo. Un attimo, cos'è quello? È solo un telefono.
Sicurezza! Sicurezza! Ho bisogno di aiuto! Ok, ho capito. Mi tolgo di mezzo. Questo è per te. Grazie per l'aiuto. Salve, avete tavoli liberi? Sicuro si accomodi. Che ragazzo sgradevole, mette in mostra la sua pancia. Se non sai come introdurre del cibo in un ristorante, puoi sempre usare la pancia. Buonasera. Cosa c'è sotto il suo cappello? Niente. Magia. Grande numero, entri pure. E poi l'hamburger incantato riappare. Tra pochi minuti svanirà nello stomaco di Stanley. Anche Jake conosce qualche bel trucchetto. Il mio pollice scompare e riappare. Fantastico, vero? Mi siedo. Aspetti, guardi là. Cosa c'è? Non vedo niente. Oh, dov'è finito il cliente? Se n'è andato. Il trucco ha funzionato. Mentre Jack si sta scervellando su come introdurre cibo in un ristorante, June è pronta e sta già agendo. No, sul serio! È ricoperta di patatine e nessuno se ne accorge! Bella gonna, grazie! Prego, si accomodi! Cosa? Non vede niente! Ok, lo farò anche io! La gonna su misura di Jake è diventata commestibile e croccante! Fermo, dove sta andando? Questa è alta moda! Ma quale moda? Fuori di qui! Abbiamo un dress code! June ha un appuntamento importante oggi. Sembra che il suo ragazzo sia finalmente pronto per farle la proposta. Salve, ho un appuntamento. Questi sono per me, che carino. No, questi sono per la mia ragazza. Oh, entri pure. Ciao per te. Oh, grazie. Anche questo. Grazie, e che cos'è? Dai un'occhiata. Wow, cibo! Che buono! Cosa c'è qui? Grande, adoro i cracker! Salve, buonasera! Che vestito meraviglioso, è davvero splendida! Grazie! Entrate, prego! Cameriere, due cappuccini, per favore! Grazie mille! Penso che se ne sia andato, prendi! June ha camuffato dei cornflakes come fiori sul suo vestito. E ha anche portato del miele. Ci vuoi qualcosa? Prendi! Buonissimo! Ti piace? È delizioso! Ne vuoi ancora? Sicuro! Può servirci velocemente, faremo tardi per il nostro volo. Cameriere? Nessuno sta guardando, tiralo fuori! Si scopre che questa coppia ha così tanto cibo in valigia che sarà sufficiente per tutto il ristorante. Davvero delizioso, sono così piena ma non riesco comunque a smettere di mangiare. Ciao amico, non ci si vede da un po', come stai? Puoi farmi entrare con le patatine? Sicuro per te va bene, entra. È fantastico quando il tuo migliore amico è il gestore. Anche Jake vuole diventare amico di Alex e gli ha persino comprato uno spuntino. Ecco, questo è per te. È ancora caldo! Buonissimo! E chi sapeva che Alex è vegano? Hai bisogno di aiuto? Occupati di questo qui! Jake, hai fallito di nuovo! Ti sono piaciuti i nostri modi creativi per introdurre cibo in un ristorante?
Dici qui sotto se hai mai intrufolato del cibo da qualche parte e come ti sei tirato fuori dai guai. Poi tocca iscriviti, metti like a questo video e clicca sul campanello. Non perdere nessun appassionante video di Woohoo Wow Motion.